Buongiorno Presidente Terzi di Sant'Agata, buongiorno a tutti i parlamentari presenti e grazie dell'opportunità. Dunque, noi vorremmo porre l'attenzione su tre aspetti, molto sinteticamente, uno di natura politica e due, diciamo, di natura più, chiamiamola, tecnica. Quello di natura politica è una preoccupazione che abbiamo. Una preoccupazione legata al fatto che se da una parte la finalità della proposta di regolamento europeo è assolutamente virtuosa, nel senso che tutto ciò che è orientato alla massima legalità, alla massima trasparenza, alla linearità, all'armonizzazione, all'uniformità della raccolta dei dati e delle informazioni in questo settore, che è un settore molto delicato, ci trova pienamente d'accordo, quindi assolutamente allineati. Noi rappresentiamo il settore dell'intermediazione immobiliare, quindi anche della gestione, no, di questi affitti, di queste locazioni che spesso sono a uso turistico, quindi le locazioni brevi. Noi abbiamo un dato di Banca Italia che ci dice che negli ultimi 5 anni sono triplicate le locazioni brevi, quindi da 500.000 a oltre 1.600.000, di cui il 70% sono a uso turistico, i cosiddetti affitti turistici, di cui noi appunto intermediamo una buona parte. E la preoccupazione è quella che speriamo tutti possa essere veramente una semplificazione, un'armonizzazione, non si traduca in un ulteriore adempimento. E quindi già ce ne sono molti, e quindi al contrario invece si possa configurare una straordinaria opportunità, in questo caso per noi, per l'Italia, per il nostro paese, di semplificare tutti quegli adempimenti oggi a carico di chi appunto decide di affittare per periodi brevi il proprio appartamento, dandolo anche appunto a chi decide spesso e volentieri di venire nel nostro paese appunto per motivi turistici, no? Quindi noi la vediamo come una forma di ampliamento dell'offerta turistica nazionale, quindi di attrattività del nostro paese e quindi di benefici a livello economico sia locale che nazionale. Dico questo perché negli ultimi anni la nostra legislazione, quella italiana, ha previsto tutta una serie di norme che hanno dimostrato un atteggiamento di contrasto di questo comparto. Cito 3 punti molto sinteticamente. Da una parte viene vista una forma di concorrenza sleale o agevolata rispetto alle forme, diciamo, le strutture ricettive tradizionali. Quando credo sia ormai sotto gli occhi di tutti che è una forma di concorrenza che noi definiamo alternativa e complementare, perché chi decide di andare in appartamento una settimana lo fa perché decide di vivere un'esperienza differente rispetto a chi decide di andare in hotel o in albergo perché ha tutta una serie di servizi, il check-in piuttosto che la piscina, piuttosto che i servizi in camera e quant'altro. Quindi è una scelta differente. Quindi la legge di 2 anni fa, la legge di bilancio, che trasforma in imprenditore obbligatoriamente il cittadino che decide di affittare più di 4 appartamenti per periodi brevi, la troviamo, come dire, una norma ai limiti, diciamo, della legalità in termini costituzionali e anche liberale, perché io che ho comprato il mio appartamento con risparmi spesso accumulati in anni e anni di sacrifici, se decido di affittare, diciamo, il mio appartamento per periodi appunto brevi, devo poter decidere di farlo, diciamo, senza avere un obbligo di diventare un imprenditore, impresa che sappiamo essere già regolamentata dal Codice Civile, l'articolo mi pare 2082, che dice che ognuno di noi, se ritiene che è importante instaurare un'organizzazione di mezzi e di persone, perché da solo non riesce a gestire una determinata attività. Così come il secondo elemento che vediamo, che testimonia un atteggiamento di contrasto del legislatore, è il fatto che molte amministrazioni comunali vedono questo settore delle locazioni brevi come un aggravio, diciamo, dell'emergenza abitativa, del disagio abitativo. Non ci sono appartamenti per i residenti, per chi non può o non si può permettere affitti, diciamo, a prezzi troppo alti, e quindi decido di limitare temporalmente il proprietario di affittare per periodi brevi, di modo che lo spingo ad affittare per periodi lunghi. Quindi a noi sembra un approccio, come dire, voglio girare il problema al proprietario, rispetto che affrontarlo magari con politiche abitative che prevedano dei piani strutturali, di edilizia pubblica convenzionata, che purtroppo sono molto poco presenti in molte amministrazioni comunali. Mi faccio riferimento alla norma Venezia nel decreto aiuti, alla legge provinciale di Bolzano, alla legge che c'è nella regione Lazio, nella regione Lombardia, che appunto limitano temporalmente il diritto di affittare liberamente da parte del proprietario il proprio appartamento. In ultimo, spesso viene percepito questo settore come una fonte automatica di evasione fiscale. E la reazione qual è del legislatore? Di
continuare a inserire balzelli, burocrazie, oneri, adempimenti che non fanno altro un po' come il tema dell'evasione fiscale, che per contrastare l'evasione fiscale continuiamo ad aumentare le tasse. Ecco, credo che pagheranno sempre quelli che pagano le tasse e quelli che non le pagano continueranno a non farlo. Quindi da qui diciamo l'utilità e la necessarietà, secondo noi, di questa norma, di questa proposta di regolamento, di uniformare la raccolta dei dati e delle informazioni che oggi vengono richieste ripetutamente al proprietario. Nel decreto sicurezza, sostanzialmente il proprietario e o fornitore, in questo caso della piattaforma, deve comunicare le stesse cose, gli stessi dati, le stesse informazioni a più organismi, quindi alla regione, al comune, all'agenzia delle entrate, piuttosto che alla questura, più c'è il decreto crescita con i codici identificativi nazionali, i codici identificativi regionali. Quindi l'idea di consentire, dare l'opportunità al proprietario di comunicare un'unica volta gli stessi dati e informazioni a un'unica banca dati e la banca dati ricevente la possa smistare, secondo noi la debba smistare lei a tutte le altre banche dati, comune, regione, province, secondo noi sarebbe quella che prima definivo una straordinaria opportunità di semplificare, visto che spesso si parla di semplificazione degli adempimenti, appunto, e di agevolare quindi un comparto che abbiamo detto, ma è anche in premessa del regolamento, che porta una grande e straordinaria opportunità di turismo nel nostro paese, quindi benefici economici per il sistema nazionale. Questo, tra l'altro, sarebbe perfettamente allineato con l'articolo 43 del DPR 445 del 2000, che stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, quindi devono acquisire d'ufficio dati, informazioni e documenti che sono presso altre, in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Gli altri due elementi, molto sinteticamente, di natura più tecnica, quindi vado nel regolamento più dettagliatamente, le sanzioni, secondo noi, sono eccessivamente gravose in relazione a una discrezionalità, secondo noi, preoccupante, alla base poi della decisione di irrogarle queste sanzioni, ovvero ci sono dei termini nel testo che parla di termine specificato da parte dell'autorità competente, ma non dice quale termine, termine ragionevole. Si parla di dubbi seri e manifesti qualora si mette in discussione la veridicità delle informazioni e dei dati raccolti. Allora, io credo che qui il perimetro vada definito più nel dettaglio, a titolo esemplificativo, entro 48 ore, se mancano dei dati o delle informazioni, il proprietario o il fornitore della piattaforma deve fornire i dati a fronte poi delle sanzioni che possono rimanere anche quelle presenti, così come non se c'è un dubbio sulla veridicità delle informazioni, ma le informazioni devono essere verificate, quindi accertate fornendo prova, se l'informazione non è corretta, allora e entro 48 ore tu non me la correggi, allora io ti irrogo la sanzione, quindi giustamente sarai penalizzato. In ultimo, sulla definizione di portale online, l'ha accennato anche il collega prima, sulla definizione di portale online, noi abbiamo registrato nel regolamento che si parla in termini di portale online di quei portali che concludono, diciamo, agevolano la conclusione del contratto tra i contraenti. Però poi c'è una proposta in commissione, quindi volevamo capire più dettagliatamente su questo, che in realtà nei portali si andrebbero appunto a rientrare nella definizione anche quei portali che favoriscono l'incontro tra i due contraenti, ma senza far concludere formalmente il contratto. Quindi capire più dettagliatamente il perimetro di questo. Chiudo veramente con un invito: nella comunicazione credo che sia fondamentale su questa proposta di regolamento comunicare l'utilità di questa misura in termini appunto di alleggerimento, di porre in essere una fonte reale, automatica di snellimento, perché altrimenti si andrebbe a inficiare negativamente il mercato immobiliare turistico e quindi il sistema, diciamo, l'attrattività del sistema paese. Grazie, a disposizione per Grazie, qualunque domanda. Presidente Baccarini.